Tante facce dell'autismo, un tema affrontato in un film presentato al Festival del Cinema di Roma, anteprima della proiezione durante un convegno a Montebello e per noi c'era Nelson Bova. Il Tribunale dei Minori ha disposto che sua figlia debba essere inserita in un contesto protetto. Si sa solo che il problema sono io. Sono alcune scene tratte dal film Pulce non c'è, del regista Giuseppe Bonito, premiato al Festival del Cinema di Roma. Racconta la storia vera avvenuta nel torinese di un padre ingiustamente accusato di violenza sessuale nei confronti della figlia autistica di 10 anni e della sorella all'epoca 13enne. Ingiustamente perché neuropsichiatria e tribunale dei minori hanno dato per oltre un anno credito alla testimonianza della figlia minore, ottenuta attraverso l'interpretazione di un facilitatore del linguaggio non verbale degli autistici. Uno tra gli innumerevoli metodi non scientifici e spesso dannosi ai quali tanti genitori si aggrappano per cercare una cura ad oggi inesistente per l'autismo. Il film è tratto dall'omonimo libro della figlia all'epoca 13enne Gaia Raineri. Molto spesso si è teso a considerare l'autistico come un genio intrappolato in se stesso. La comunicazione facilitata dà l'impressione di rompere questo guscio di silenzio che c'è intorno alla persona autistica e di penetrare finalmente nel suo mondo. Se una cura risolutiva non esiste, almeno dallo scorso 9 novembre un accordo Ministero della Salute e Scuola porterà ad insegnanti di sostegno più preparate e formate per un numero maggiore di ore ed a un supervisore. Questo supervisore potrà guardare loro mentre agiscono sul bambino e potrà guardare anche i genitori mentre agiscono sul bambino.